Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Spegnete i condizionatori, abbiamo problemi di gas. Ma i condizionatori non vanno a gas. È lo stesso. Con la minchiata del gas avremo problemi con il riscaldamento, con i trasporti, con la pasta, con gli accendini a gas, con le macchine a gas, con le maschere anti-gas, le bibite gassate, i gastronomi, chi ha la gastrite. Non si faranno più le gastroscopie e non potrà più recitare Alessandro Gassman. Almeno una cosa positiva ci doveva essere. Non hai il gas, non hai il riscaldamento, prendi freddo, muori. Se manca il gas, per solidarietà mancherà anche la benzina. Sì, perché se ti serve la benzina, la puoi succhiare da un serbatoio. Ma se ti manca il gas, voglio vedere da dove lo succhi. Che poi se ci provi, succhi il gas, ti intossichi, ti ammali, muori. Tutto questo per colpa di una guerra che c'è da 8 anni, ma che qualche fenomeno ha scoperto solo oggi. Quindi bisognerà tornare alla cara vecchia bicicletta. Non ci saranno più automobilisti, ma solo ciclisti. Ciclisti e ciclisti. Ne guadagnerà finalmente l'ambiente, ma stavolta veramente. Anche perché se vai a una manifestazione per l'ambiente con una macchina che brucia petrolio e inquina l'ambiente, non sei molto intelligente. Ok, adesso i ciclisti si prenderanno una bella rivincita, ma non credano di salvare il mondo, eh? Al contrario, il ciclista è un vero disastro per l'economia del paese. Non compra macchine, non prende soldi in prestito dalle banche per comprare macchine e non la cambia continuamente con la Euro 2, Euro 3, Euro 4, 5... 6, 7, 8, perché lo hanno convinto che ad ogni cambio salva sempre di più l'ambiente, non paga polizze assicurative, non compra carburante, non paga per sottoporre l'auto alla necessaria manutenzione e riparazione periodica, non utilizza parcheggi a pagamento, non compra gli arbre magique e altri ciondoli di distrazione di massa, non causa incidenti rilevanti, non richiede autostrade a 2 corsie, a 3, 4, 8, 16 mila corsie. Il ciclista non inquina e non diventa obeso, a meno che non prenda una bici elettrica e non muova nemmeno un pedale. Cioè, tutto sommato, il ciclista è una persona sana. Ora sappiamo bene che le persone sane non sono né necessarie né utili all'economia. Non comprano medicine, non vanno negli ospedali, non vanno dai medici e non aggiungono nulla al PIL del paese. Ma ci sono persone che sono anche peggiori dei ciclisti. Ci sono i podisti, quelli che vanno a piedi, perché i pedoni non comprano neanche la bicicletta.